con l'espressione impressionismo musicale o anche musica impressionista, si intende una corrente di musica sviluppatasi in Europa, in particolare in Francia, tra la fine dell'Ottocento e i primi due decenni del Novecento, avente alcune similitudini con l'omonima corrente pittorica e facente capo alle idee compositive di Debussy. Questa espressione però è stata data a posteriori dai musicologi, tra l'altro sembra che lo stesso Debussy non vi si riconoscesse totalmente. Come avete osservato dall'immagine che ritrae la facciata della cattedrale di Rouen, lavoro noto di Monet, i pittori impressionisti privilegiano il colore più che le linee. I musicisti che condividono questa sensibilità portano la loro attenzione sul timbro, cioè il colore del suono degli strumenti. Il timbro diventa così per questi artisti l'elemento più importante attraverso il quale esprimere delle impressioni, suggestioni. Le tecniche di strumentazione utilizzate sono molto raffinate e gli strumenti sono spinti talvolta agli estremi limiti, della loro estensione. L'armonia poi non segue le regole tradizionali come il nostro educato orecchio desidererebbe, ma è innovativa e crea un effetto che potremmo dire di sospensione. Le melodie spesso usano delle scale antiche di tradizione medievale o ispirate all'Oriente, come la scala pentafonica, cioè di 5 suoni, e la scala esatonale di 6 suoni, molto cara anche all'organista e compositore Vierne. Le atmosfere di queste composizioni appaiono così sognanti, vaghe e indeterminate. Come nell'impressionismo in arte pittorica, nel quale i contorni del disegno non sono più netti ma sfumati, come abbiamo osservato nell'opera di Monet, ugualmente la musica e i contorni musicali sono più sfuggenti, meno definiti. Non ci troviamo più nell'ambiente sonoro della pulita musica barocca e sono volte a comunicare delle atmosfere a volte immaginarie. I musicisti cercano di rappresentare la natura e comunicare all'ascoltatore le loro impressioni, ponendo l'accento sul colore e sul timbro, a differenza dei sentimenti forti e passionali invece della musica romantica ottocentesca. In particolare, per quanto riguarda la musica di Debussy, si assiste al progressivo dissolversi della forma musicale in privilegio di costruzioni basate su delle macchie di suoni. L'impressionismo musicale non adotta quindi generalmente le forme tradizionali della musica classica come sonata, sinfonia o il concerto. Oppure quando le usa le trasfigura, penso ad esempio ai preludi di Debussy, qui vedete una pagina dei preludi tratti dal primo libro per pianoforte, dove all'inizio viene messo solamente il numero di successione, invece il titolo vero e proprio viene posto alla fine del brano. Oppure ai concerti per pianoforte o alle opere per pianoforte di Maurice Ravel. Qui per esempio vedete l'edizione dei valzer nobili e sentimentali.
Tra i compositori che si sono contraddistinti in questo genere abbiamo dunque Claude Debussy, che ho nominato anche prima, che fu considerato dopo Wagner il padre della musica moderna. Debussy e Ravel sono generalmente considerati i due maggiori impressionisti. Altri importanti rappresentanti furono comunque Erik Satie, oppure Dukas o Alexander Scriabin. Tra gli italiani sono da segnalare Ottorino Respighi e Alfredo Casella.